Ma infatti diglielo. Ciao ragazzi. Ciao. Tanto non c'è nessuno. Sì, sì, poi come dice, tra l'altro ho anche il ratto. Ah, ma... Il ratto. No, no, l'avevo capito, ma non era arrivato al mouse. Papparaba. Papparaba. Quando ci siamo... Almeno così mi sento anche utile. Sì, perché sennò, cioè, se poi ci sono partite che finiscono 200.000, vabbè. Sabato scorso 36 pari è andata anche. Che bene. Forse Luca prende un tesserino poi ci stai. Dai che andiamo a Monza! No, no, adesso sto aspettando per l'ordine giornalisti perché lì, cioè, detto, scusa, loro vogliono 200 euro di soldi, faccio guarda, dico io, quello che ti serve, 2000 euro, il corso che te ne do, e mi dai il tessino senza un bel cazzo, E dai. Girato di qua. Cos'è? Si è cambiato lo schermo di WhatsApp. Da solo. Non sto capendo, ma... Say my name. Non lo capivo. Che bello. Devi andare in no, a destra, lì, sì. Sì, tema. Scuro. Sfondo c'è. Io non so, ho la lì. Ah, va bene. Say my name. Thank you.
Amici amici della Palamano, buonasera, bentornati in onda dal Palazzetto Tacca, penultima giornata di campionato, Serie A Beretta. Ad affrontare le ragazze di casa del Cassano, quest'oggi abbiamo le guerriere Malo dal Veneto. Salutiamo subito la crew composta questa serata da Davide Milan alla telecamera, Davide Bianchi alla regia e seconda voce, lo sentirete fra poco. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Silvano Lonardo alla compilazione dello scoring, lui non è microfonato ma fa un lavoro occulto. Ai tastini anche lui. Tanti e poi... chi vi ha parlato fino adesso era Luca Basile. Grazie. Mi stavo dimenticando il web cronista, colui che tutto sa. In attesa, mancano ancora 5-6 minuti all'inizio del match, ricordiamo. Anticipo. Programmato per le 20:30, andiamo velocemente a leggere. Vada. Uma! Attenzione. Scontro fortuito in durante il riscaldamento. Vai. Dicevamo, questa il programma di questa che è la 12ª e penultima giornata del campionato Serie A Beretta, che ha visto la vittoria del Ferrara sull'Eno 34-28, il pareggio tra Oderzo e Cingoli, quindi punto importante per la Santarelli Cingoli. No, scusate, ho letto male, ho letto la Sanfesseria. Ecco. Cingoli 19, Oderzo 29. E poi altre partite in programma, abbiamo Cassano Malo questa sera e domani Cellini Padova Salerno, Brixen su Tirol, Alibest Espresso Mestrino, mentre al 21-4 ci sarà Casa Rurale Pontinia contro AC Life Style Handball Erice. Classifica che andiamo a leggervi velocemente, chiaramente ci sono parecchie partite da recuperare, quindi la classifica risente un po' di queste partite non disputate, però ve le leggiamo così com'è. Yomi Salerno 38, Mechanic System Oderzo 37, Brixen su Tirol 34, AC Lifestyle Handball Erice 32, Alibest Espresso Mestrino 25, Casa Rurale Pontigna e Ariosto Ferrara 22, Guerriere Malo 18, Cassano Magnago 12, Cellini Padova e Leno 9, Nuoro 6 e Santarelli Cingoli 4. Bene, detto questo è tutto pronto per l'inizio del match. Alla vostra sinistra Cassano Magnago con classica tenuta amaranto con inserti neri e pantaloncino nero. Alla vostra destra Guerriere Malo con maglia blu e pantaloncino nero anch'esse. Sì, ricordiamo che abbiamo ancora qualche istante di tempo. La coppia che dirigerà questo incontro, abbiamo i signori Vito Maria Cardaci e Filippo Tilaro. Questa è la coppia arbitrale, coadiuvati in panchina dal commissario Dario Fabian. Sì, ho sempre un attimo di imbarazzo perché sono i due fratelli, ho sempre guardare se è Dario o Fabio. Fabian. Se Dario o Fabio. Va bene. Detto questo, saluti di rito a inizio match tra le due squadre. Scambio di saluti anche tra gli arbitri e gli allenatori. Cassano che scenderà in campo con la maglia amaranto in versione dark, quindi quella con gli inserti neri, mentre tenuta blu e pantaloncini neri per Guerriere Malo, guidato in panchina da Menin. Diego Menin. Bene. Ultime indicazioni da parte degli allenatori, poi urli e inizierà il match. Eccolo qua, l'urlo delle maladensi. Delle? Maladensi. Ah. Poi andremo a vedere quali sono i rooster schierati dai rispettivi allenatori. Abbiamo detto Diego Menin per le Guerriere Malo e Sasa Milanovic per il Cassano Magnago, ovviamente. Primo possesso palla, vedere da come stanno schierando le ragazze, sembra essere a favore del Malo. Così, sembrerebbe. Schiera inizialmente Giulghiero, va tra i pali. Adesso appena si posizionano cercheremo di capire. Dovrebbe essere chi e dove si posiziona. Erika Losco, ruolo di pivot, e poi da sinistra abbiamo Bellotti, Zanelle, dalle Fusine, la in e
Bernardelle. Invece per il Cassano Magnago vedo entrare Bianca del Balzo, Giulia Gozzi, Sofia Ferrazzi, Gloria Montoli, Michela Cobianchi capitano, Sara Zanellini e in porta Nila Bertolino. Intanto inizia il match. Primo pallone per le guerriere Malo. Dalle Fusine, Velotti, uno contro uno per Lain, viene subito fermata da Bianca del Balzo. Cassano che parte in 6-0 in questa prima fase del match. Dalle Fusine, attacca, prova a tiro da fuori, realizza, prima rete per il Malo. Giorgia Dalle Fusine che spiazza Nila Bertolino sul palo lungo, poi Cassano subito dall'altra parte, del Balzo, controllo difficile, ma insacca la palla alle spalle di Dulgherova. Quindi 1-1 dopo il primo minuto. Cassano che schiera Zanellini a destra e Giulia Gozzi a sinistra, quindi per ora rinuncia alla mancina Rebecca Romualdi. Sì, esatto. Adesso Malo attacca un po' a sorpresa e dentro Montoli e Del Basso, poi non abbiamo fatto caso se uno delle due fa un cambio attacco di difesa, perché normalmente giocano entrambe pivot. Vediamo poi il prossimo attacco cosa succede nel russo. Allora un tentativo di Belotti dall'ala, ma risponde Bertolino subito dall'altra parte. Ferrazzi cerca ancora Bianca Del Balzo, ma nulla di fatto, nonostante il tiro, traversa nella numero 6 cassanese. Può ripartire il Malo. Dalle Fusine ferma tutto, opta per uno schema organizzato. Intanto sentiamo coach Menin dare indicazioni a gran voce, molto dalla panchina. Focoso, lo sentiamo fin qua. Quindi ha già visto qualcosa che non lo ha convinto, quindi pronto a dare correzione sua giocatrice. Ora un'altra palla persa, recupera Bertolino, vediamo se parte la seconda fase. E no, infatti vediamo, c'è un cambio, ecco qui abbiamo interpretato il cambio attacco e difesa tra Lisa Ponti e Gloria Montori. Intanto non di seconda fase, ma abbastanza velocemente va il tiro Cobianchi. Sì, tiro da fuori sul palo lungo e insacca la seconda rete per il Cassano Magnago. Quindi in questa prima fase Bianca del Balzo fissa il ruolo di pivot, mentre Gloria Montoli si alterna con Lisa Ponti. Gloria in difesa e Lisa occupa il suo classico posto di centrale nella manovra del Cassano. Questa è la tattica per ora scelta da Milano, ci ricordiamo, difesa per ora piatta sulla 6-0. Risponde il Malo con Dalle Fusine, ma ancora una palla recuperata proprio da Gloria, poi tenta di servire, riesce a recuperare in extremis Sara, quindi palla recuperata, pur su qualche difficoltà, ma può gestire questo possesso palla, poi giustamente si ferma e permette a Lisa di riprendere il suo posto e organizzare una quarta fase con più calma e lucidità. Bel salvataggio di Sara Zanellini dopo la palla praticamente buttata da Gloria, forse per evitare di fare passi cadendo. Sì, Gloria aveva intercettato il pallone, poi tentativo di far partire velocemente, stava commettendo infrazione di passi, quindi ha dovuto lasciare la palla. Ed ora bello scambio, Cassano che è partito molto convinto, vediamo manovra fluida, già mandata al tiro due volte Sofia Ferrazzi. Adesso Malo subito dall'altra parte, Bernardelle, sì con numero 27 sopra la testa, visto a Bertolino. Bertolino accennare un'uscita base, quindi la superata con una bella semilob. 2-2. Risponde velocemente al gol di prima di Sofia Ferrazzi, numero 5 del Cassano. 2-2 punteggio, parità. Tacca Cassano, Cobianchi, va da Zanellini, non c'è lo spazio, deve risalire. Okay. Ferrazzi da fuori. Dulgherova però impedisce la palla di entrare. Dall'altra parte subito Malo cerca un'azione veloce, ma
Non difesa è stato dato Cassano il gol a Michela, c'è stato un gol di Michela prima, non gli ha dato allora. Ne ha fatti due Sofia e il secondo gol... No, ne ha fatto uno Bianca. Uno Michela. Uno Michela. E uno adesso Sofia. No, quello di Sofia non era quello adesso. Non gli ha dato? No, era fuori, uscita la palla. Abbiamo avuto un... anzi, ho avuto un abbaglio. No, no, la palla era fuori, era fuori. L'azione in velocità è uscita? Sì. Talmente veloce che sembrava la palla dentro. No, no, è uscita, è uscita, è uscita. Anche a me all'inizio aveva dato questa impressione, però poi l'arbitro ha fatto chiaramente il genno che la palla era uscita, quindi. Va bene, nulla di fatto. Riparte il Malo, dalle fusine, Belotti da fuori, in bella sacca. La combinazione in velocità, numero 3, va a realizzare. 3-2 per il Malo, subito Ponti cerca del balzo, ma non c'è spazio. Buona guardia da parte della difesa delle Guerriere Malo. 9 metri per il Cassano, già battuto con Ponti che organizza con Bianchi. Ponti, taglio di Gozzi. Ponti, marcatura uomo Sofia, quindi non... scarica con Bianca, non arriva il passaggio, ma c'è anche un cartellino giallo per numero 15, Lain. Ilaria Lain, prima ammonita della partita, quindi prima sanzione al sesto minuto esatto. Adesso riprende il giro di palla Cassano con Ponti, Cobianchi, arriva Ferrazzi in centro, scarica ancora per Cobianchi, si forma il buco ma Dulgherova dice di no e mantiene il vantaggio di una rete per il Malo che è subito dall'altra parte con Belotti, dalle fusine. Bello lo scarico per Losco che prova a girarsi, interviene fallosamente Ferrazzi e anche per il Cassano primo cartellino giallo con numero 5 Sofia Ferrazzi. 9 metri. Riprende il gioco Malo con una rete di vantaggio. Cassano dopo l'importantissima vittoria a Cingoli nel recupero infrasettimanale alla ricerca della matematica salvezza. Non dovrebbe correre rischi particolari, però matematicamente non è ancora salva. Belotti intanto fa partire la saboncina dai 9 metri. Quindi sarebbe importantissimo per il Cassano strappare questi due punti all'avversario. Sì. Per mettersi anche dal punto di vista matematico in sicurezza, anche perché ricordiamo l'ultimo turno poi vedrà le nostre ragazze in trasferta a Salerno. Campo non facile. Non me ne voglio nel Malo, ma sarebbe un impegno un po' più tosto rispetto a quello di oggi. Mettiamola quindi sul campo non facile. Cobianchi, ancora Bianca De Balzo cercata, nulla di fatto però, può ripartire il Malo. Questa volta in vantaggio di più 2, palla del più 3. Lain, dalle fusine, si va per la quarta fase. Non c'è spazio. Cassano che sembrava essere partita molto bene dal punto di vista della fluidità dell'attacco, poi si è un po' persa per strada dopo i primissimi minuti, quindi ora deve ricostruire dalla propria difesa e poi cercare di giocare con più lucidità, però nel frattempo ne approfitta dalle fusine in doppio appoggio. In sacca la rete del più 3 alle spalle di Bertolino. Adesso Cassano che... ecco, time out di sì, ha Milanovic, visto non mi ha fatto finire la frase. Le sue ragazze essersi smarrite velocemente, quindi preferisce stoppare subito il cronometro e dare nuove e diverse indicazioni alle proprie ragazze. Sì, dicevamo Cassano, primi due o tre attacchi giocati in maniera fluida, poi c'è stato quell'errore di Ferrazzi su un'azione molto fluida, probabilmente si è spento qualcosa perché... i tre possessi palla successivi sono stati sprecati senza arrivare a conclusione, quindi qualcosa si è inceppato nel meccanismo e bene ha fatto Milanovic a non indugiare oltre. Dopo 8 minuti il Malo è già avanti di 3 reti e quindi bisogna correggere subito. Sì. Adesso vediamo proprio dare indicazioni tattiche su come muoversi nella fase offensiva soprattutto. Sì, questo break di 3 reti del Malo, diciamo che non sembrava così chiaro che potesse accadere visto l'inizio del Cassano, però come diciamo sempre nella pallamano nulla è mai scritto, nulla è prevedibile, quindi ci può stare. Adesso saranno le ragazze Amaranto che dovranno assolutamente riagguantare le guerriere per evitare di un break ancora più ampio e
che la partita si diventi troppo in salita. Intanto riprende il gioco Ferrazzi, Ponti, Cobianchi, Ponti, Ferrazzi. Si torna dall'altra parte, da Cobianchi, uno contro uno. Cerca di creare il varco per Ponti, non c'è spazio però. Zanellini con qualche difficoltà nel controllo. Poi si torna da Ferrazzi dall'altra parte. Cobianchi, c'è il varco, si lancia dentro e realizza. Realizza, sì. Sembrava l'arbitro intenzionato a segnare un tiro di 7 metri, poi la palla è in qualche modo entrata ed ora tentativo di servire Losco, ma capisce tutto Montolle, già la seconda palla recuperata da Gloria, contropiede Zanellini, Cobianchi, ma c'è stato un fallo, quindi bisogna fermarsi. Arbitro che ha lasciato il vantaggio sul... sai che è? Michela. Arbitro che ha lasciato il vantaggio sul contatto tra Zanellini e il difensore del Malo, ma non si è concretizzato questo vantaggio, quindi ha optato per il fischio. Intanto riprende il gioco con Ponti, sempre ad organizzare l'attacco delle varesine. Ponti incrocia con Ferrazzi, arriva Cobianchi al centro, prova il tiro da fuori ma non inquadra la porta questa volta. Errore di Michela. Malo che prova a spingere, ma Cassano che è già rientrato, quindi niente seconda fase per le ragazze in maglia blu. Adesso dalle fusine chiama schema, risale Bernardelle, palla per dalle fusine, Belotti incrocia col centrale del Malo, prova il tiro da fuori, poi Bertolino quasi sorpresa dal rimbalzo del pallone ma lo ritrova tra le mani, lancia contropiede per Del Balzo che insacca e riporta Cassano meno uno. Malo subito dall'altra parte con la in, poi azione fermata da Bianca Del Balzo, proprio l'autrice del precedente gol. 9 metri per il Malo dalle fusine. Belotti dalle fusine, la in, ancora la numero 7 a organizzare, chiama a sé l'ala sinistra, continua il giro di palla delle ragazze in maglia blu, finta di taglio, poi scambio con Belotti, la in, si accentra la mancina, palla che finisce all'ala sinistra, deve, non c'è spazio però, si riparte per vie centrali. Buona difesa del Cassano, costringe gli arbitri a chiamare passivo, poi perdono addirittura la palla senza sfruttare neanche i suoi passaggi, quindi può ripartire Cassano alla ricerca del pareggio quando siamo al decimo minuto. Arriva Ferrazzi in velocità e trova un angolino, gran gol di Sofia Ferrazzi, ben lanciata credo da Gloria Montoli, il passaggio decisivo, è lei che porta palla sulla seconda fase in attesa poi di fare cambio attacco e difesa. Credo fosse Michela Cobianchi, però intanto Belotti finta, taglio del pivot dietro la difesa cassanese, visto proprio dal terzino delle guerriere Malo, quindi Malo che torna più uno, poi qualche incompressione sulla battuta del centro. Ma bello il passaggio per Erika Losco, autrice della rete in precedenza, numero 8 del Malo, ben servita dalle compagne. Si riportano avanti, subito botta e risposta, pareggio di Ferrazzi, subito risposta di Losco ed ora fallo in attacco fischiato al pivot, quindi blocco irregolare per Bianca Del Balzo, persa la palla, può ripartire il Malo. Quantomeno però dopo il time out c'è stato un risveglio da parte dei nostri ragazzi, sono tornati in carreggiata, ora hanno ancora una rete da recuperare, però sembra essersi fermata quella fase del match che vedeva il Malo assolutamente padrone del campo. Sì, adesso è proprio il Malo però ad attaccare con Belotti, che risale, cerca, scarica il pivot, poi... hanno capito tutto però i nostri ragazzi, con Giulia Gozzi che recupera il pallone, seconda fase. Montoli per Boggi che nel frattempo è entrata, ma si gira di schiena e commette sfondamento. Nulla di fatto ancora per il Cassano, seconda infrazione in attacco che impedisce alle cassanesi di raggiungere la via del gol. Quindi ancora Malo con la palla del possibile più due. Sempre la in dalle fusine, Litro Argentina, Amelia Belotti, tre terzini. A girar palla, esce pivot in appoggio, Belotti si alza finta, poi continua la scalata, la in, va solo uno contro uno, era bello il passaggio per Losco, ma Cassano è stato viene un fallo salvato precedente, dal fischio, esatto.
Riprende comunque il gioco, sempre con il Mario in avanti. Le fusine, Belotti da si fuori, alza le Murata metri, da Ferrazzi. Poi Prodi, brava scusate. Michela a lanciare Gozzi in contropiede e pareggio agguantato dal Cassano, 6-6. Adesso però subito Malo in attacco, Belotti uno contro uno, poi infrazione di passi per Belotti. Gol di Gozzi per il Cassano, poi tentativo di risposta immediata per il Malo, ma non c'è stata coordinazione, ha commesso infrazione di passi prima di scaricare la palla. Numero 3 Belotti. Cassano che torna in attacco e questa volta ha la chance di portarsi in vantaggio. Con calma. Quindi ricucito il back di tre reti sul 5-2, parziale di 4-1 per il Cassano, possibilità di portarsi addirittura in vantaggio. Sembrava impensabile qualche minuto fa, ma signori, questa è la Palamara, abbiamo detto tante volte. Tanto i capovolgimenti di fronte del risultato sono la norma. Attacca Cassano con Cobianchi, cerca del balzo che si libera sui 6 metri. Magia di Cobianchi, perché ha fatto passare quel pallone in mezzo a tante mani degli avversari. È riuscito a raccogliere questa palla bianca del balzo e a girarsi. Si è anche fatta. Mi sa che si è anche girata la caviglia. Oltre esatto, a caviglia. Sì, probabilmente c'è stato campo, un contatto con un avversario. Piccolo dolore alla caviglia, ma non le impedisce di riprendere il suo posto in difesa. Come dicevamo, Cassano si è portata per la prima volta del match in vantaggio. Proprio visto il gesto, Luca, di una rete di Bianca all'arbitro: non chiamare il medico, che rimango in campo, perché sennò sono costretta ad uscire, quindi non lo chiamate. Intanto Malo che attacca. Belotti dalle fusine. Si va per la numero 26 Zanella, poi si riparte per vie centrali dalle fusine, cerca il pivot, poi c'è un fallo sulla numero 7 del Malo, quindi palla che rimane nelle mani delle ragazze in maglia blu. Adesso ancora dalle fusine, taglio di Bernardelle e fallo in attacco. Fallo in attacco, quindi perde palla il Malo. Sembrava buono il taglio di dalle fusine per Bernardelle, che infatti aveva tagliato, però probabilmente c'è stato un fallo magari di un'altra giocatrice. Bernardelle non mi sembra aver commesso nessuna infrazione. Quando ho fischiato pensavo avesse fatto area, però non è stato battuto da dentro l'area. Quindi probabilmente c'era un fallo precedente che ha portato un blocco che ha permesso a Bernardelle di tagliare, di sì. Immaginiamo, non inquadrato, perché non riusciamo a capire che tipo di infrazione possa aver commesso Bernardelle. Tanto Cassano in attacco, doppio pivot. Brogi cerca Ponti, si lancia nel buco e trova 7 metri. Aveva fatto una bella parata di Ulghero, ma tutto è stato vanificato al fischio arbitrale, quindi 7 metri e sarà Bianca del Balzo a portarsi sulla linea dei 7 metri, appunto. Del Balzo contro di Ulghero. Una finta e intuisce il lato di Ulghero, ma non ci arriva, quindi Cassano che si porta più 2. Tanto Malo subito dall'altra parte con dalle fusine e che trova un 2 minuti per l'autrice del precedente gol, Bianca del Balzo. Non è stato fermato il tempo? Sì, c'è anche il commissario che sta richiamando l'attenzione della coppia arbitrale, quindi probabilmente ci sarà munizione per la panchina, Cassanese. Cartellino giallo alla panchina per proteste. No, ma stavo dicendo, non è stato fermato il tempo? Eh sì, infatti viene fermato solo adesso. Ricordiamo che quando c'è un 2 minuti il tempo si ferma. Sì, infatti il problema è che quel 2 minuti è stato segnato sul tabellone, quindi lo scorrimento dei 2 minuti è già partito. Ora probabilmente terranno il cronometro fermo per 21 secondi, perché infatti il countdown dei 2 minuti è già sceso a 1.39, ma il gioco non è ancora stato ripreso, quindi quelli sono i secondi trascorsi da quando Bianca è uscita. Esatto. Adesso si stanno chiarendo commissari e cronometristi per sul da farsi, però credo che la cosa più semplice sia tenere fermo il cronometro per 21 secondi conteggiati manualmente e poi fatto ripartire. 21, quindi sarebbero 20. Anche se in realtà forse non è proprio così, perché tra il momento del fischio di quando il tempo si sarebbe dovuto fermare al momento del 2 minuti
potrebbero essere passati anche altri secondi lì in mezzo, quindi però si riparte dal 2 minuti, quindi dovrebbero essere 21 secondi. Bene, intanto riprende il gioco, Malo in attacco. Inferiorità numerica per il Cassano per 120 secondi. Intanto Malo che gira il pallone con Dalle Fusine, sempre la numero 7 a organizzare l'attacco del Malo. Arriva la in, cerca il pivot, 7 metri. 7 metri guadagnato. Difesa in aria, fischiata la difesa del Cassano. Erika Losco, colei che ha guadagnato questo 7 metri. Belotti contro Bertolino, finta e realizza. Riporta la numero 3 a meno 1 a il Malo. Tanto quasi un minuto trascorso di inferiorità numerica per il Cassano. E esce la numero 35 Eva Brogi ed entra la numero 13 Zorica Jovovic. Adesso attacca Cassano. Ponti, Cobianchi. Ponti, vada Gozzi, poi attacca lei, poi cerca Cobianchi, qualche difficoltà nel controllo, Jovovic, ancora Ponti, Jovovic, finta, cerca l'uno contro uno, poi non c'è spazio, 9 metri. È costretta a fermarsi, deve ripartire, sta giocando senza pivot chiaramente il Cassano per i 2 minuti a Bianca del Bazzo, che nello specifico è proprio con lei che giocava a pivot, ma normalmente a questo ruolo si rinuncia. Ed ora passivo fischiato al Cassano, quindi palla persa, può ripartire il Malo. La in dalle Fusine, Belotti cerca l'ala, poi cerca di chiudere il tiro sul primo palo, ma gli ha tolto il tempo Nila, perché è andata con molto anticipo sul secondo palo, la giocatrice ha tentato di chiudere col polso ma ha chiuso troppo e la palla si è persa sul fondo. Buon per noi, ancora 4 secondi, poi potrà rientrare, eccola lì pronta, Bianca sul terreno di gioco. 1-0 di parziale, questa inferiorità numerica per il Cassano. Parità numerica ristabilita con il rientro di Bianca del Balzo. Adesso Gozzi, doppio pivot. Jovovic attacca lei, cerca del Balzo, prova a girarsi, ci riesce. Palla che finisce sul palo, ma si guadagna un 7 metri e un cartellino giallo per Chiara Bernardelle, numero 27 della formazione veneta. Dai 7 metri. Sulla linea 7 si presenta questa volta Michela Cobianchi. In sacca, stesso risultato di prima, stesso palo di prima. Cambiato il tiratore, prima era Bianca, però il risultato è rimasto identico. Cassano che si riporta più 2. Attacca il Malo, sempre la stessa batteria dei terzini, Belotti, dalle Fusine, cerca le... Invasione per Losco, si era girata bene, aveva realizzato e trasformato il passaggio a compagna, però l'arbitro dice che è entrata nell'area di porta, non si può fare, quindi tutto vanificato. Adesso Cassano che ha provato una seconda fase, poi... Cassano che sta giocando con un doppio cambio attacco e difesa, quindi Montoli e Broggi in difesa e dentro Ponti e Jovovic per l'attacco. Adesso Ponti sempre nel ruolo di centrale a organizzare, stesso schema di prima con Gozzi a doppio pivot, Jovovic uno contro uno, poi scarica per Bianca ma mette il sfondamento. Può ripartire il Malo con Belotti dalle Fusine. Belotti incrocia con dalle Fusine, scarico per Losco, ma nel frattempo è entrata Eva Broggi a fare il suo mestiere. 9 metri. Lavoro sporco, tra virgolette. Qualcuno deve pur fare, diceva il detto popolare. La in da fuori. Trova la soluzione la in, uno contro uno, si presenta sui 6 metri davanti a Nila Bertolino, nulla può. Cassano è già dall'altra parte però, con Broggi. Cobianchi cerca il varco, ma non si chiude, si chiudono le maglie blu e nulla di fatto per il Cassano. Intanto nell'azione precedente molto brava Belotti a portare tutta la difesa con sé, poi a incrociare per la in che dai 9 metri si è trovata la porta libera e a insaccare l'ottava rete per il Malo. Adesso Cassano che attacca con Jovovic, Cobianchi, palla persa,
Palla persa in attacco dalle nostre. Dalle fusine, subito dall'altra parte. Buona la seconda fase, Erika Losco, che va a realizzare 1-2 del Malo. Palla persa in attacco e due azioni consecutive a segno invece per il Malo, che in un batter d'occhi di ciglia si sono riportate sulla parità, annullato il vantaggio di due reti per il Castano. Ora giochiamo sul 9 pari. Prova Ponti a dare nuove indicazioni dentro Jovovic e Cobianca in questo momento come terzini, sempre Gozzi e Zanellato sulle ali. Ponti da fuori e aveva sorpreso difesa, spiazzato anche il portiere che era completamente dalla parte opposta, però peccato per lei, la palla si perde a qualche centimetro oltre il palo. Tanto poi Belotti subito dall'altra parte, ma Bertolino dice di no. Parata di Bertolino su Amelia Belotti, numero 3 del Malo, che mantengono il punteggio in parità, nulla di fatto per due azioni consecutive, non ci sono state marcature. Ora prova il Cassano a spaiare nuovamente il punteggio. Abbiamo Lisa Ponti che dà indicazioni al suo terzino destro. Vediamo cosa proporrà lo schema proposto. Jovovic, Ponti, Cobianchi, uno contro uno. Cerca il varco, non c'è, deve risalire Romualdi che cerca del balzo. Che palo clamoroso di Bianca del Balzo. Era entrata nel frattempo Rebecca Romualdi per Zanellini. Però tanto ancora Cobianchi recupera il pallone sulla seconda fase del Malo, poi non c'è spazio per correre a loro volta in attacco, quindi ferma tutto e si riporta a Cassano con calma in attacco. Prova a invertire i ruoli, Jovovic in centro, Lisa a sinistra, sarà lei a chiamare lo schema questa volta, vediamo cosa si inventa. Taglio per Gozzi, doppio pivot, Lisa Ponti. Esce il pivot, esce il taglio, Jovovic ancora in fase di sfondamento. Già parecchie volte ci hanno fischiato sfondamento, quindi bisogna cercare di giocare qualche centimetro un po' più indietro rispetto alla difesa. Sì, in questo caso brava Bernardelli a piantarsi sulla linea di Jovovic e subire questo sfondamento e recuperare così la palla per la sua squadra. Vediamo questo attacco, nessuna sostituzione per ora per coach Menin, sempre in campo lo starting seven composto da Zanella, Belotti, dalle fusine, Lain, Bernardelli e Losco pivot, in porta Ivonne Dulgherova. Questo è il set a cui si è affidato Diego fin dai primi minuti, poi altra bella palla recuperata da Gloria, siamo a tre, che lancia del Bazzi in contropiede e va a realizzare la nostra Bianca. Nota di merito per Gloria Montolo perché ha già recuperato tre palloni. Sì, molto brava Gloria a strappare praticamente la palla dalle mani di Belotti e lanciare poi così Bianca del Balzo in contropiede per il più uno Cassano. E questi ripetuti palloni persi in malo modo in azione offensiva non devono essere piaciuti a Diego Menin, che infatti chiama il time out e dà indicazioni proprio nello specifico a Giorgio delle Fusine, che autrice del passaggio precedente intercettato al gol, gli sta dicendo proprio di gestire questo pallone con calma e di guardarsi intorno cosa succede con le compagne, con l'avversaria. Questo ci sembra di intuire dalla mimica di Menin al suo centrale. Praticamente tutto il time out è dedicato al proprio regista. Solo ora sta dando indicazioni ulteriori a Belotti e Lain. Quindi probabilmente è proprio la fase di attacco che non ha soddisfatto il coach maladense in questi diciamo primi 25 minuti. Diciamo che in 25 minuti comunque 9 reti non sono poi così tante subite, quindi le difese stanno abbastanza reggendo, ma è proprio l'attacco a non trovare sbocchi né da una parte né dall'altra. Quindi infatti proprio su questo si è concentrato, non ha parlato concettualmente con i tre terzini e basta, non ha dato indicazione alle altre giocatrici. Quindi è proprio la fase offensiva che deve correggere la squadra del Malo. Ripreso il gioco con dalle fusine, vediamo se le indicazioni sono state sufficienti. Prova a lanciare Belotti, cercava uno scarico a pivot ma subisce fallo, poi non può dare il vantaggio, l'arbitro ha fatto chiaramente segno, c'era passi quindi non poteva concedere il vantaggio.
dopo che Belotti si era liberata della giocatrice del Cassano. Dalle Fusini, uno contro uno, ancora per Losco, si libera bene, ma risponde altrettanto bene Lina Bertolino. Parte intanto il controllo del Cassano, si apre la difesa del Malo e ne approfitta Giulia Gozzi per realizzare l'undicesima rete. Intanto mi sa che c'è stato un cambio tra le file del Malo. È uscita con il numero 26 Zanella ed è entrata col numero 20 Maestrello Sara all'ala sinistra. Quindi primo sostituzione all'arco del match per Coach Menin. Prova a cambiare l'ala sinistra. Adesso il Malo che attacca, esce Losco in appoggio alla in per poi Belotti, Belotti passaggio un po' indietro, deve costretto a fermarsi l'Italia Argentina a ripartire, intanto costringe l'arbitro ad alzare il braccio per il passivo, però poi risolve tutto il forte terzino sinistro, sempre lei Belotti, ed ora prova Cassano la seconda fase, l'arrivata sui 6 metri Michela Cobianchi è stata fermata in maniera fallosa da proprio Amelia Belotti, che nel tentativo disperato di recuperare la sua posizione in difesa ha travolto il capitano Amaranto e deve accomodarsi in panchina per 2 minuti. Molto brava Cobianchi a prendere in anticipo Belotti, costringendola così poi al fallo grave e a lasciare la sua squadra per 2 minuti in inferiorità numerica. Prova a approfittare il Cassano, bello lo scarico per Cobianchi che va tagliato a doppio pivot, ma fa buona guardia a difesa, sono in 5 ma serrano le fila, deve ricostruire da capo il Cassano. Cobianchi, Gozzi, Romualdi alla destra, ampio margine, ma bello l'intervento di Dugherova che va a annullare il tentativo di Rebecca Romualdi, numero 59 del Cassano, appena data al tiro. Dugherova è rimasta ferma sul primo palo, sulla sua posizione fino alla fine, senza muoversi. E ha così impedito il più 2 per il Cassano. Cassano che non ha sfruttato la sua proprietà numerica, che non c'è stata aggiunta sul tabellone, ma non sappiamo quando potrà rientrare. Però sicuramente il Malo sta giocando con il giocatrice in meno, c'è il cartellino scritto a mano appoggiato sul tavolo, però chiaramente noi da qui non possiamo vedere a che minuto dovrà rientrare Amelia Belotti. Lo scopriremo solo vivendo, diceva qualcuno, quando rientrerà in campo. Intanto va al gol il capitano Michela Cobianchi. Cobianchi che sfrutta il fatto che nessuno dalla difesa del Malo è uscito a impedirgli il tiro, dice va. Siamo è arrivata qua, quasi sui 6,5 metri, nessuno l'ha contratta. E ha realizzato così il più 2 per il Cassano. Cassano che si riporta più 2. 12-10 punteggio, 27 minuti e 30 passati. Prova Losco, Veronica e Erika Losco, perché è una situazione difficile con la sua squadra in 1 in meno ed ora raddoppia perché va anche a rubare palla sulla rimessa dal centro. Grande Erika Losco, giocatrice più esperta del Malo, l'ha dimostrato in questa fase, perché prima ha realizzato una bellissima rete completamente da sola, ha creato tutto lei, poi nel tentativo di contropiede rimessa veloce del Cassano è andata a intercettare il pallone che ora riporta in avanti le sue compagne, però vanificano tutto. Fallo in attacco, abbiamo capito esattamente come, sì, mette un passi no di Bernardelle, trattenuta sul difensore, quindi. Ed ora uno contro uno di Eva Broggi che va a guadagnarsi il tiro dei 7 metri e soprattutto un altro 2 minuti a carico di Laria Lain. Il Cassano che ha la possibilità di riportarsi nuovamente avanti, sarà Bianca del Bazzo, quindi alterna le tiratrici per ora, Bianca del Bazzo con Bianca, ora ancora Bianca. E sempre stesso lato, ancora una volta Dugherova intuisce, ma tiro potente e preciso, si allunga in spaccata Yvonne, ma non ci arriva. Quindi Cassano che si riporta più 2 con Bianca del Basso dai 7 metri. Ora male d'attacco, sempre dalle Fusine in centro a organizzare. Ora data l'espulsione di 2 minuti, Losco si trova a terzino. Losco, proprio lei. Dalle Fusine. Belotti ovviamente senza pivot, difesa del Cassano un po' più aggressiva ora c'è invece il 2 minuti, attenzione perché è il secondo 2 minuti per Bianca del Bazzo, siamo ancora nel primo tempo, quindi
Deve stare attenta Bianca alla ripresa dell'ostilità. Manca un minuto all'intervallo, quindi la rivedremo nel secondo tempo. E poi dovrà stare particolarmente attenta, perché già due volte due minuti nella prima fase di gioco. Vedremo se coach Milanovic rischierà di mandarla in campo subito o tenterà di preservarla. Ricordiamo, la terza esclusione dovrà abbandonare in maniera definitiva il terreno di gioco. Da calmarlo, dalle fusine, Belotti si alza dai 9 metri e sfodera il cannone che ha nel braccio destro e insacca le spalle di Bertolino. La 12ª rete per le ragazze in maglia azzurra. Sì, quando Belotti viene lanciato in velocità diventa immarcabile, sì. Poi a braccio caldo, perché tira in maniera potente e angolata precisa, quindi nulla può Bertolino in quella situazione. Non aiutata né dalla difesa né dal muro, quindi si è trovata sola davanti a forte tiratrice avversaria, nulla potuto. Siamo già dalla parte opposta, però Romualdi tentava di servire Gozzi, ma viene intercettata ancora da Losco, anche per lei seconda palla recuperata, poi però il contropiede si perde in fallo laterale, riparte Cobianchi, resosi conto che il tempo stava per scadere, prova a tirare da fuori ma nulla di fatto. Quindi si va all'intervallo con minimo vantaggio Cassano, che però ha anche recuperato un meno 3, quindi c'è stato un primo allungo del Malo nei primi minuti, poi time out di coach Milanovic nel tentativo di rimettere cose a posto. C'è riuscito Cassano, che ha allungato anche qualche volta più 2, ma sostanzialmente la partita è ancora in perfetto equilibrio. Cassano va a riposo con... Esatto. Una sola rete di vantaggio, ma chiaramente possiamo dire che nel complesso la partita è equilibrata e saranno i secondi 30 minuti a stabilire chi porterà a casa la posta piena o se ci sarà addirittura magari una spartizione, un punto a testa. Vediamo. Ma lo scopriremo solo fra poco. Noi ci vediamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco. Ciao!
Bentrovati alla Palatacca, dodicesima giornata di ritorno Serie A femminile, Cassano Magnago contro Guerriere Malo, primo tempo che si è chiuso con il Cassano avanti di una rete, ma abbiamo detto sostanzialmente in parità, Cassano 13, Malo 12. Riprende il gioco Cassano a destra in questo secondo tempo, primo attacco proprio per il padrone di casa, dentro per l'appena entrata Giulia Laita, che però si fa neutralizzare il tiro da Giulgherova con numero 27, entrata all'ala sinistra Laita, sua la prima occasione ma l'ha sprecata, peccato. Ora palla recuperata in difesa, quindi passaggio che cercava di passare tra le fila della difesa Amaranto ma non è filtrato, palla recuperata dalle nostre ragazze che si riportano in avanti. Cobianchi, Gozzi e Boggi in questo in avvio di ripresa in tre terzini. Cobianchi per Montoli che manda la palla in fondo al sacco, ma è area, invasione, quindi nulla di fatto. Riparte Malo, mamma che mina! Tiro di Belotti che si stampa sul palo, sembrava superata Bertolino ma un pizzico di fortuna la graziata. Ora Cassano in seconda fase per Gozzi che si va a guadagnare un 7 metri. Tiro dei 7 metri. Ma Luca, lasciami dire, un tiro, cioè non so, una sabongina, una bomba atomica, diceva il nostro amico Cassio, che si stampa però sul palo, poi dall'altra parte molto brava Gozzi. Tiro dei 7 metri. Cobianchi contro Giulgherova, questa volta aveva toccato la palla perché sia Del Bazzo che Cobianchi hanno tirato sempre dallo stesso lato, si sono alternati ma i tiri tutti alla sinistra. Questa volta Giulgherova aveva toccato la palla ma non è riuscito a fermarla. Cassano che si riporta avanti di due reti e sempre dalle fusine ora cercare di orchestrare il gioco per recuperare, dicevamo, dopo quel buon avvio del Malo che le vedeva condurre per 5-2, poi c'è stata l'inversione di tendenza, il Cassano si è portato avanti, anche se stiamo sempre parlando di un paio di reti di vantaggio. Ora c'è stato un tocco di piede di Belotti ma c'era stata anche una spinta di una giocatrice Cassano, questo ha detto l'arbitro. Ora sotto passivo va a tiro dalle fusine ma non ha forza a sufficienza, contropiede per Laita che si fa perdonare l'errore di prima e va a realizzare il massimo vantaggio Cassano, più 3. Brava Laita e brava Bertolino a bloccare il tiro e lanciare subito contropiede per far sì che Cassano si porti a più 3, 15-12 dopo 3 minuti della ripresa. Prova a spezzare il liquido del match Cassano, visto che continua l'abbivio positivo per la formazione di casa, poi dopo approfittarne ed ora in campo col numero 17. Abbiamo Anna Pozzer. Va dall'ala sinistra, numero 20, maestrello Sara, che insacca la tredicesima rete. Subito dall'altra parte Cassano con Brogi, poi il capitano Michela Cobianchi, in questo caso in fase centrale, dice calma. Ha cambiato un po' l'assetto tattico del suo attacco mister Milanovic, Cobianchi in centro e Brogi e Gozzi, due terzini. Confermata invece Zanellini, riprende il suo posto sull'ala destra e a sinistra Giulia Laita. Cassano va da Zanellini, però Giulgherova neutralizza con la spalla, rimane ferma sul primo palo, prova ad aprirsi sul secondo Zanellini ma con un colpo di reni alza la spalla e riesce a neutralizzare il tiro che sembrava poter passare tra braccio e orecchio, ma con la spalla riesce a neutralizzarlo portiere bulgaro Ivon Giulgherova. Siamo già dalla parte opposta, Pozzer dalle fusine, risale Bernardelle, ancora dalle fusine, cerca di servire dall'ala opposta, maestrello, questa volta esce Bertolino e sull'accenno di pallonetto riesce a metterci la punta delle dita e a neutralizzare il tiro, quindi neutralizzato questo tentativo dall'ala. Brava Bertolino a parare il tentativo di pallonetto e adesso Cassano però che si riporta in attacco, doppio pivot, Cobianchi, Brogi, ritorna al suo posto Laita
Fondamento del pivot, Gloria che pivot. Dice non ci sto capendo più nulla. Sì, non riesce a farsi una ragione, viene già 4 o 5 volte che il pivot viene sanzionato, sì. E quindi però il metro di giudizio della coppia arbitrale è questo, quindi bisogna stare molto attenti nel muoversi, nel creare blocchi in maniera... Le ragazze pensano regolare, però gli arbitri non sono di questo avviso, quindi bisogna adeguarsi. Ed ora attimo di smarrimento per la difesa, ne approfitta Amelia Belotti, vede tutte ferme, arriva in velocità e quando le nostre giocatrici se ne avvedono è ormai troppo tardi, sì. Non riescono a fermarle, nulla può neanche Bertonino, quindi Malo che ha quasi ricucito il gap da meno 3 a meno 1. Tutto da rifare per Cassano che sembrava voler prendere lo slancio decisivo. Adesso più uno per il Cassano che è proprio in attacco. Brogi si infila tra primo e secondo e riporta Cassano più 2, 16 a 14. Però Malo corre, è già dall'altra parte con Pozzer. Poi qualche difficoltà nel passaggio al pivot. Intercetta palla Gozzi. Poi subisce fallo e riprende il gioco in maniera, cioè, dalla posizione non corretta, quindi deve ritornare indietro il pallone, batte Bertonino, però buona Cassano, buon fase per il Cassano che ha realizzato con Poggi, filata in uno contro uno, poi ha allargato il tiro sul secondo palo, e tentativo di rimessa veloce del Malo, ma palla intercettata da Giulia Gozzi e si ritorna in attacco, sempre con Cobianchi, Poggi, Laita. Partirà uno contro uno, scarica per Cobianchi, Coraboggi, Gozzi, Zanellini, ma non c'è spazio, deve risalire. Lungo attacco del Cassano, andiamo, poi prova a concludere Cobianchi, ma palla in attacco per il Cassano, perché... Poi sulla respinta di Dulghero va lotta tra Montoli e Dalle Fusine, ma se rimane in... L'intervento falloso viene giudicato quello di Dalle Fusine, quindi possesso palla per il Cassano che rimane in attacco, sempre con Bianchi, esce Gloria Montoli, infatti con Gloria da fuori ci prova lei, ma nulla di fatto, neutralizza Giugherova. Dicevamo, con due espulsioni momentanee a carico del Bazzo, deve rinunciarci momentaneamente, la terrà per il finale. E quindi spazio a Gloria Montoli, nel frattempo a proposito di pivot, palla a Losco che dal lato della sua esperienza, ricordiamo, giocatrice, classe, mi si è chiusa la pagina, un secondo, classe 84, quindi sicuramente giocatrice più esperta, ricordiamo, ruolo di pivot, Guerriero Maro, devono fare a meno della giovanissima, di nome di fatto, Ilaria Melania Young, che è fuori per, credo, infortunio, perché ha saltato anche la partita scorsa, e quindi non ha turnazioni nel ruolo, deve affidarsi a tutta l'esperienza di Erika Losco, coach Menin. Beh, che non sta facendo ripiangere, assolutamente no. Cioè, sarà che sono di parte per il ruolo, però. Tanto passaggio infatti, per Montoli, diciamo che avere due giocatrici di alto livello in quel ruolo era una mai più per Menin, oggi ci deve rinunciare. Anche perché Erika Losco sta facendo il suo lavoro anche in difesa, quindi poterla alternare, dargli qualche minuto di riposo sarebbe interessante. Tanto qui Montoli che non agguanta il pallone sul passaggio di Cobianchi, quindi 9 metri per il Cassano, adesso passivo Brogi, deve andare al tiro centrale. Interviene Dulghero, quindi neutralizza, Malo che attacca per il pareggio, seconda fase, palla per Maestrello, ma ancora interviene Bertolino, poi sulla respinta da parte opposta è Bernardella la più lesta ad arrivare sul pallone, quindi Malo che rimane in avanti e può ricostruire sempre con Anna Pozzer da qualche azione in cabina di regia e Dalle Fusine spostata a destra. Pozzer, Belotti, uno contro uno con Gozzi, brava a fermarsi prima del movimento di Belotti che commette sfondamento, riparte Cassano con Cobianchi, cerca Montoli, nulla di fatto, eh? Riparte il Malo. Si era liberata sui 6 metri Montoli, è stata contrastata dall'avversario in maniera non fallosa, gesto degli arbitri, quindi tiro che va in braccia a Dulghero, va e riparte Malo.
Bernardelle rimette le cose a posto con chiamando a sé Pozzer, che si riporta in posizione di centrale. Esce Losco in appoggio, però cerca lei l'uno contro uno, va dentro e realizza. Abbiamo detto prima, giocatrice esperta, questo sì. Solo l'esperienza può farti pensare di infatti fare una cosa del genere, non tanto realizzarla ma anche solo pensarla. Mi ha ricordato un'azione che avevo già visto qui qualche anno fa, Cassano Conversano, una certa Elena Barani. Vabbè, hai detto un nome un po' più banale di pivot al femminile. Ok. Cassano che è in attacco, Gozzi per Zanellini, prova lei dalla destra. Neutralizza ancora Giulgherova, sta salendo di tono Giulgherova, già 2-3 interventi consecutivi. Malo che ha ribaltato la situazione, anzi adesso attacca per portarsi in vantaggio. Quindi solo pochi minuti fa Cassano conduceva con tre reti e si pensava potesse allungare e dare una svolta decisiva al match. Ora invece siamo a raccontarvi Malo che ha la palla del possibile nuovo vantaggio. Questa è la pallamano, signori, non ci si annoia mai. Losco ancora una volta, molto brava. Errore di Gloria, sta facendo si è male. Distratta, ha fintato il passaggio di ritorno Losco, poi si è girata e giustamente Milanovic chiama time out, parziale negativo per le sue ragazze, conducevano 15-12, quindi c'è stato un parziale 5-1 negli ultimi minuti. E deve mettere le cose a posto. Sembrava la sua squadra aver iniziato il secondo tempo al meglio, ma così non si è confermato. Deve ricostruire tutto a suo vantaggio, anzi deve recuperare anche una rete di svantaggio in questo momento, quindi chiama sì. Ferma tutto Milanovic, prova a dare indicazioni, cerca di ritrovare la lucidità perduta e sembrava invece positiva fino a qualche minuto fa. Sì, sembrava positiva fino a quando non Erika Losco ha preso le redini della sua squadra e ha realizzato in pochi minuti due reti per riportare il Malo in vantaggio, e nelle precedenti ha comunque dato una gran mano alla sua squadra, quindi deve trovare coach Milanovic il modo di arginare la numero 8 in maglia blu. Sì, esatto, si è caricata le giovani compagne sulle spalle Erika e le sta trascinando. Sicuramente buono primo tempo, ma soprattutto in questa seconda fase di gioco si sta mettendo in luce il numero 8 della squadra guidata da coach Diego Menin. Pronti a riprendere il gioco. Tanto è entrata Luca, nonostante le due rischia tutto per tutto, non può indugiare oltre. Dentro Bianca, che però dovrà stare attento soprattutto nella fase difensiva, dovrà mettere a frutto tutta la sua esperienza. Vediamo se la lascerà in campo anche per la difesa o ci sarà un cambio attacco e difesa. Vediamo. Oggi dentro cambio di direzione e 7 metri. Sì, non viene convalidata la rete, ma viene assegnato un tiro dai 7 metri con anche la 2 minuti al numero 7, Giorgio Dalle Fusine. Rinuncia all'alternanza perché si ripresenta ancora Bianca del Bazzo dalla linea dei 7 metri. Bianca del Bazzo contro Durgherova. Del Bazzo stavolta non va. Cambia lato, ma questa volta Durgherova intuisce che c'era un cambiamento in atto e va giù in spaccata. E con il braccio sinistro neutralizza, errore dei 7 metri per Bianca del Balzo. Intanto nelle file del Malo fuori Anna Pozzer, dentro Ilaria Lain a terzino destro. Ripropone Lain in campo in attesa che dalle Fusine sconti la sua penalità. Maestrello, doppio pivot, Losco va per Belotti, finta, scarico per Lain, non c'è spazio, Belotti da ancora. Fuori, ancora finta, ma interviene Gloria e credo che ci sarà 2 minuti anche per Gloria Montoli, che rimane troppo sul braccio dell'avversario. È chiaro il segno dell'arbitro, ti sei agganciata al braccio e l'hai trascinata a terra. Intanto discutono le due panchine. Sì, si stanno scaldando le due panchine tra di loro.
Losco per Maestrello dall'ala. Bertolino ancora a impedire la realizzazione della numero 20. Ha preso le misure a Maestrello, perché dopo la prima rete gliela ha neutralizzate tutte quante. Adesso Cassano che attacca. 5 contro 5. Nessuno dei due allenatori opta per l'extra player, togliendo il portiere. Cobianchi, Brogi, scarica per Laita, non c'è lo spazio, deve risalire Brogi. Cobianchi, ancora si torna verso sinistra, cambio di direzione. 9 metri. E due c'è minuti un 2 minuti per anche Lain. Per Lain, appena è rientrato in campo. Quindi situazione di doppia inferiorità numerica per il Malo, ancora per 28 secondi. Cassano che deve assolutamente sfruttare questo momento. Cobianchi, Gozzi, Bianca del Balzo, non c'è lo spazio, risale Gozzi, Cobianchi. Cassano che è fermo, non riesce a trovare uno spazio nonostante 5 contro 4. Gozzi adesso è dall'altra parte, c'è spazio, ma Dulgherova dice di no alla numero 19 del Cassano. Quindi Cassano che, nonostante la superiorità numerica, rimane sotto di una rete. E Malo che proprio in questo momento sconta la prima delle due inferiorità numeriche, con Giorgia Dalle Fusine che rientra nella posizione di centrale. Sì, fasi un po' convulse, concitate, non sono arrivate al gol nessuna delle due squadre. Buona l'occasione di prima con Gozzi, che però ancora una volta si è visto il tiro respinto da Dulgherova, che sta salendo di tono in questo secondo tempo sicuramente. Dalle Fusine prova da fuori, ma Brogi stoppa il tiro, pianta il manone e viene stoppato il tiro. Riprende il gioco il Malo. Maestrello, doppio pivot, finita l'inferiorità numerica per Cassano. Si chiama a gran voce il passivo. E poi c'è anche il sfondamento di Erika Losco, che si è appoggiata troppo su addosso a Bianca del Balzo. Giro dell'arbitro, riparte Cassano. Brogi uno contro uno, si apre la difesa, ancora sul secondo palo. Marchio di fabbrica per Eva Brogi. Già la terza rete su quell'angolino. Per un attimo, Luca, ho visto la palla finire però in orbita, ma è riuscita a chiudere nonostante la perdita del controllo del corpo con il contatto di Giorgia Dalle Fusine. È riuscita a chiudere il tiro sul palo lungo Eva Brogi, e quindi a riportare Cassano in parità. Non è stato un tiro casuale, perché la terza rete, che fa praticamente uguale, sì, cambio direzione tra primo e secondo, poi tiro sul palo lungo, questa volta ha preso anche palo e poi rimbalzata dentro, quindi sicuramente ce l'ha nelle corde Eva questo tipo di tiro. Adesso Bernardelle prova dalla destra, lo spazio era stretto, Bertolino la aspetta sul primo palo e impedisce la realizzazione della numero 27. Adesso Cassano subito dall'altra parte, Cobianchi finta, poi cerca del balzo, caparbietà di Bianca del Balzo. Finta di passaggio del Bianca, cambio di direzione, scarico del balzo, palla deviata, ma Bianca riesce a lottare in mezzo a difesa avversaria, a recuperare questo pallone importantissimo. Luca, avevo già visto questo pallone nella spazzatura, come si suol dire, ma avevamo già visto giocatrici del Malo lanciate in contropiede, ma non avevamo fatto i conti con Bianca. E poi, attenzione, Eva Brogi, ispirata da Amelia Belotti, gli fa un tiro praticamente uguale, arrivata lanciata, si è alzata sugli 8 metri, nessuno l'ha disturbata, e palla sull'angolino. Grande gol di Eva Brogi. Sta Sabongina anche per lei. Salendo di tono anche la nostra Eva. Attacca a Malo adesso. Finora utilizzata solo a parte difensiva per il primo tempo, in questa seconda fase di gioco schierata anche in attacco, e sta dando ragione al proprio allenatore. Adesso Losco perde pallone, Gozzi lancia Laita in contropiede e più due Cassano, 19-17. Mini break Cassano, e timeout Menin. 3-0, che ha ribaltato la situazione portandosi avanti due reti, e ovviamente Diego Menin non può indugiare oltre, perché ora siamo oltre a metà del secondo tempo, non ci si può permettere di dare troppo vantaggio agli avversari prima di porre rimedio. Cassano cautato per le ultime due azioni, una difesa a uomo su Belotti. Potrebbe optarla anche il Malo? Vediamo se prenderà, probabilmente visto l'ottima fase in queste ultime azioni di Eva, magari
proporranno un cambio difensivo anche per il Malo, che potrebbe andare in 5 più 1. Vediamo se questa è l'intenzione di Menin, che questa volta, a differenza del time out del primo tempo, sta dando indicazioni a tutte le giocatrici, sono tutte a cerchio intorno a lui, mentre nel primo tempo si era rivolto sulle tre terzine in pratica. Ora esatto, probabilmente le indicazioni sono un po' più generali, quindi c'è qualcosa in più da correggere, non era solo a carico del centrale per l'attacco, ma probabilmente ha avuto qualcosa da sistemare anche per quanto riguarda la difesa. Vediamo se ci proporrà un cambio tattico proprio sul tipo di difesa da schierare. Luca, però non, lo scopriremo credo, dopo, però per ora vediamo il Malo in attacco, quindi lo scopriremo solamente il prossimo possesso palla dell'Amaranto. Tutto è pronto per la ripresa della partita, ecco il fischio, riprende il gioco il Malo. La in dalle fusine Pozzer, Belotti, Maestrello e Losco a pivot. La in dalle fusine Pozzer, Montoli era andata a strappare dalle mani di Pozzer questo pallone, ma nulla di fatto, 9 metri. Sì, deve rinunciare subito alla in, perché anche per lei 2 volte 2 minuti, quindi preferisce tenerla per un finale di partita. Questa potrebbe essere la scelta di coach Menin. Dentro dalle fusine Pozzer. Tanto Belotti si lamenta della trattenuta, ma l'arbitro non è dello stesso parere. Riparte il Malo con dalle fusine Pozzer. Belotti cerca lo spazio, prova il tiro e trova il varco. Amelia Belotti realizza. Poi ricordiamo invece la centrale Anna Pozzer, giovanissima, classe 2001. L'abbiamo vista protagonista al concentramento under 20 che si è svolto a gennaio qui proprio al Palatacca. Quindi chiaramente non semplice per lei il ruolo di centrale, quello che richiede maggiore impegno soprattutto mentale, però le dà fiducia coach Menin. Ed ora buona scalata per il Cassano, però si è trovata a posizione di ala destra Gloria Montoli, che ala destra non è, e neutralizza il tutto di Ugherova. Malo, Pozzer, Belotti cerca, finta il tiro, poi palla che va per palla Pozzer, persa, ma palla che finisce sul piede, passaggio palla sbagliato di Belotti sul piede della compagna, quindi riconquista palla Cassano. E dentro ancora Sofia, quindi un attimo di recupero per Eva. L'abbiamo vista, no, anche si dopo, tenendo la schiena. Sì, dopo l'ultimo tiro l'abbiamo vista dolorante tenersi schiena, quindi probabilmente è ricaduta male al terreno. Intanto palla persa in attacco per Cassano, passi di Giulia Gozzi con la finta per il pivot, nulla di fatto, però Malo subito dall'altra parte con Pozzer, cerca il varco ma si stringono le maglie Amaranto, nulla di fatto per Anna Pozzer. 9 metri, ma tutto proprio adesso. Sempre Belotti, Pozzere dalle fusine, batteria dei tre terzini, piazza il pivot Anna Pozzer, e proprio dalle fusine poi scarico per Bernardelle, che va a guadagnare su un tiro di 7 metri. Ci sarà anche 2 minuti per Giulia Light, anzi era Ilaria Lain schierata all'ala destra. Quindi tiro di 7 metri, sarà Amelia Belotti a incaricarsi del tiro contro Bertolino. Fischio, una finta, tiro e realizza. Intuisce il tiro, il lato del tiro Nila, però tiro schiacciato che le toglie la possibilità di intervenire. Non riesce a gestire il rimbalzo ravvicinato davanti a lei. Palla in fondo al sacco per la nuova parità. 19 pari quando stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di gioco. E Cassano però dovrà affrontare il prossimo minuto e mezzo in inferiorità numerica. Con Bianchi, sempre con Gozzi e Ferrazzi. Bianca che parte dall'ala, poi taglia e arriva al tiro con Bianchi. C'era un disturbo ma non tale da fischiare 9 metri. Qui sono deciso gli arbitri. Riparte il Malo. Palla per Losco. Non c'è fischio e palla recuperata da Cassano.
14 visto, ragazze in campo che non sapevano cosa dire. Cioè, visto lo standard con cui abbiamo arbitrato adesso, tutti si aspettavano un fischio per sfondamento che non c'è stato. Nel frattempo, non è che si aspettavano un fischio, si aspettavano un fischio. Nel frattempo, Losco aveva lasciato la palla verso una compagna che però non si è accorta in tempo. La stessa si perde oltre il fondo, quindi rimessa dal fondo per il portiere. Esatto. Misunderstanding tra i due arbitri e le 14 giocatrici in campo. Tanto cronaca, Ferrazzi, Gozzi cerca cambio di direzione, poi scivola e subisce anche fallo. Meno male che c'è stato fallo, perché il rischio passi per Giulia Gozzi. Ripreso il gioco, Cobianchi, ancora 25 secondi di inferiorità numerica per il Cassano. Palla a Romualdi, però non c'è spazio, deve salire. Ferrazzi passivo a destra, Gozzi uno contro uno. Tiro. Palla per Michela, incredibilmente la difesa del Malo si fa trovare spiazzata, perché Michela completamente sola, nonostante Giorgia ci fosse superiorità numerica, con l'aggravante che Giorgio Dalle Fusine, nel tentativo disperato di andare a chiudere su Michela, commette anche fallo grave, sempre a giudizio degli arbitri, quindi superiorità numerica vanificata, soprattutto un gol preso in maniera strana da parte del Malo. Perché Luca, nota di merito a Giulia Gozzi, che sotto passivo, sotto fallo, senza vedere nulla, ha avuto la freddezza di servire la sua compagna a sinistra, che ha poi realizzato la 20ª rete per il Cassano. Nel frattempo invece per il Cassano rientra l'Aita, quindi ora si tratta di superiorità numerica per la squadra di casa, mentre Malo attacca senza pivot, con Belotti in mezzo e Losco a sinistra. Belotti, perché Belotti, anche se non c'è il pivot in mezzo alla difesa, è comunque pericoloso, l'ha dimostrato. Infatti, proprio in anche qua sotto fallo, ma nel dubbio la palla all'angolino l'aveva messa. Mai distrarsi con una tiratrice del calibro di Amelia Belotti, italo-argentina, ricordiamolo, numero 3 del Malo. Proprio Malo che attacca, Belotti da fuori, finta di tiro, non controlla il pallone, perde la palla, però ha subito anche una spinta da parte di Ferrazzi, quindi si rimane in avanti, riprende il gioco, la in, Losco, passivo, prova lei da fuori, prova da fuori, forse in maniera un po' troppo prematura, perché si era appena alzato il bacio dell'arbitro, aveva ancora qualche passaggio a disposizione. Adesso Cassano subito dall'altra parte con Gozzi, Cobianchi, Ferrazzi, Cobianchi ancora, poteva servire del bazzo, preferisce andare verso destra, verso Romualdi che insacca, 21... Numero 59 del Cassano a realizzare. E Malo che adesso si ritrova a meno 2. Ancora 28 secondi di inferiorità numerica. Riprende il giro di palla delle ragazze in maglia blu con Belotti. Sempre lei prova da sotto fallo. Non inquadra la porta, ma è 9 metri. Battuto proprio dalla numero 3 per Losco. Bernardelle spostata a sinistra. Continua il giro di palla del Malo. La in. Belotti, Losco. Finita l'inferiorità numerica adesso. La in da fuori, sotto le gambe di Bertolino. 21-20. Cassano che corre però. È già dall'altra parte con Ferrazzi. Cobianchi. C'era il passaggio per Del Balzo. Peccato, un secondo di ritardo. Quindi palla persa da Cassano. E Malo che si ritrova la palla del possibile pareggio. Dalle Fusine in centro a organizzare l'azione. La in. Dalle Fusine. Belotti. Dalle Fusine ancora. Si torna dalla in. Continua il giro di palla. Cerca sbocchi il Malo. Difesa per ora piatta del Cassano. 6-0. Attenzione a Belotti da fuori. Viene murato il tiro. Ma poi carambola sui piedi di Gozzi, peccato, perché buon lavoro questa volta dal muro a quattro mani tra Ferrazzi e Montoli, però nel tentativo di recuperare la palla Gozzi la tocca con il piede. Ora prova la in a liberarsi di Laita, non ci riesce, 9 metri dalle Fusine, passivo intanto. Attenzione, Belotti, Belotti karma, arma il braccio, ancora uno c'è contro un muro da parte di Ferrazzi, quindi gli hanno preso un po' le misure, oppure probabilmente siamo al 55esimo, Belotti anche un po' stanco, quindi magari qualche centimetro in meno di elevazione, diciamo, può aiutare il lavoro del difensivo del muro. Ricordiamo che noi siamo qua a parlare seduti con la cuffia, ma loro sono in campo a correre da che 55 corrono minuti, quindi anche
ammissibile che ci sia un po' di stanchezza, soprattutto in giocatrici tipo Belotti, che è stata incaricata molto spesso di provare ad andare alla conclusione. Tanto Cobianchi perde il balzo, non c'è fallo, quindi perdiamo palla, riprende contropiede Malo. Malo dall'altra parte con Maestrello, cerca la in, non c'è spazio, però si ferma l'azione del Malo. Vediamo se poi ci sarà un rimescolamento di carte con Maestrello che va a destra e la in che risale a terzino, quindi ha provato a invertire le due ali in questa fase Menin. Adesso Bernardelli a sinistra e Maestrello a destra. Lei. Ma ancora Bertolino impedisce la rete alla numero 27 del Malo. Palla però che rimane alle venete, nulla di fatto. Bertolino può lanciare il contropiede per Gozzi, che a quanto riesce pallone... a recuperare il pallone, ma miracolo di Giulghero. Va poi Bianca del Bazzo, la più lesta sulla respinta, e va a realizzare primo miracolo di Von Giulghero. Poi si deve arrendere, la più veloce a prendere respinta è Bianca del Bazzo, e va a realizzare per il nuovo più due. Cassano, che nel frattempo ha rimandato in campo Jovovic, ora viene alternata in difesa da Eva Broggi. Frattempo piccolo infortunio per Giulia Gozzi, che però si rialza e va a occupare il suo posto in difesa, seppur dolorante, ma stringe i denti e non molla. 4 al termine, 2 in vantaggio per Cassano, ma Malo che attacca. Dalle Fusine organizza la sua squadra chiamando una schema. La in dalle Fusine. Belotti finta, poi inverte posizione. Probabilmente ci deve essere un taglio a doppio pivot dalle Fusine, ma non è stato così. E poi ancora Bernardelle dall'ala sinistra. Sono invertite le due ali, sì. Quindi Bernardelle prova a arrivare al tiro dall'altro lato del campo, ma invertendo Bertolino. L'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Ci segnava in matematica. Nila Bertolino neutralizza anche il tiro di Bernardelle. E dopo questa... Sì, dice, non c'era un'applicazione matematica vera e propria, però era tanto per dire che Nila aveva parato questo tiro. Ma intanto torniamo in cronaca. 3 al termine, Cassano che attacca con 2 reti di vantaggio, portarsi a più 3 in questa fase del match. Potrebbe essere interessante, tentativo di passaggio al pivot, doppio, poi la palla carambola su Cobianchi. Tiro dei 7 metri e 2 minuti a carico di Amelia Belotti. Questo 2 minuti pesante per il Malo. Anzi no, scusate. Chi è? No, Belotti sta uscendo. Ah sì, lei. No, vedevo Erika Losco che usciva, ma stava semplicemente andando a gestarsi. Quindi dicevamo 2 minuti pesante, perché il Malo doveva affrontare i prossimi 2 minuti, considerando che ne mancano 2.45 al termine, senza la sua miglior marcatrice. Ricordiamo 8 reti fino a questo punto per Amelia Belotti. Tiro del 7 metri invece per Romualdi, che va a sostituire Bianca dopo l'errore precedente, va a realizzare. Romualdi, 2 reti su 3 tentativi. Credo abbia sbagliato solo il primo tiro. Il primo tiro dall'ala, sì sì. Poi un gol dall'ala e un gol dai 7 metri per Rebecca Romualdi. Giustamente, 67% di realizzazione. Adesso attacca ancora Malo con Erika Losco, la in... Non c'è spazio. Losco ancora. Palla per De Zen. Sì, è entrata con numero 8 De Zen, che sull'uscita 10. Di Bertolino va a realizzare con un tiro schiacciato. Sai che non mi piace correggerti, ma c'è il numero 10. Però vabbè. No, però fallo pure tranquillamente. Non sentirti in così bello poterlo fare. Poi sai che io segno tutto sul mio taccuino e poi a microfoni spenti mi vendico, tu lo sai, vero? Romualdi dalla destra, nulla di fatto però. Sporca la tua media, mi hanno detto prima era il 67%, ora ci torna al 50%. 23-21, un minuto e mezzo al termine. Dalle Fusine, Losco, dalle Fusine ancora, cerca il varco, si va per Maestrello verso la destra, non c'è spazio, deve risalire, la in... Losco, ancora 30 secondi di inferiorità numerica per il Malo. Tentativo di passaggio all'ala, Gozzi però si mette in mezzo, ma c'è una spinta, 9 metri, già battuto dalle Fusine. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto, deve tentare tutto per tutto il Malo. E infatti chiama time out Diego Menin.
dicevamo un minuto al termine, due reti recuperare, 16 secondi ancora di inferiorità numerica, soprattutto la giocatrice che è fuori è Amelia Belotti, autrice di 8 reti fin qui, quindi un terzo del, più di un terzo del bottino della sua squadra, e quindi situazione complicata, ma proverà lo stesso a tirare fuori un coniglio dal cilindro coach Menin, e vediamo quale sarà la soluzione adottata. Dalla parte opposta invece vediamo Milanovic predicare calma, sta dando indicazioni precise, probabilmente sta dicendo, sta indicando il cronometro, come dire non c'è fretta, sono in attacco loro, cerchiamo di non fare andare a tiro subito, facciamo qualche fallo e poi soprattutto il successivo possesso palla più lungo possibile al limite del passivo. Questo abbiamo interpretato. Beh, questa è la teoria. Dai suoi gesti, poi chiaramente in campo non ci vanno né Menin né Milanovic, che sappiamo essere due ex giocatori di buon livello, anzi Milanovic in attesa di recuperare dall'infortunio potrebbe anche ritornarci nella prossima stagione, lo auguriamo, quindi saranno le loro ragazze ad interpretare queste scelte. Intanto per il Malo situazione ancora più gravosa, perché c'è anche una chiamata di passivo. C'è un tiro che viene deviato dal muro, quindi rimessa dal fondo, però intanto il cronometro scorre, 30 secondi al termine. Viene fischiato il passivo, perché a quel punto erano finiti i passaggi sulla rimessa, chi riceveva palla doveva semplicemente alzarsi e tirare, ma così non è stato, hanno tentato ancora un passaggio verso il centro, quindi chiamati di passivo. Partita che direi praticamente conclusa, 15 al termine con Cassano avanti di 2. Due reti. Bisogna solo stabilire quale sarà il punteggio finale, ma il Cassano conquista meritatamente questi due punti, che vogliono praticamente dire salvezza matematica. C'è tempo solo per un'ultima parata dell'ottima Giulgherova, perché la sua prestazione è sicuramente positiva su Giulia Laita, però non sufficiente. Cassano che conquista questi due punti e con essi la salvezza matematica, e quindi sicuramente una stagione difficile, travagliata, ma alla fine portata in porto con una meritatissima salvezza. Onore delle armi al Malo, comunque autore di un'ottima prestazione. Malo è alla posizione in classifica subito avanti al Cassano, quindi anche per loro sicuramente da neopromosse una stagione interessante. Ora le due squadre hanno ancora un turno da disputare, quindi andiamo a vedere i prossimi impegni delle due squadre. Al netto credo che il Malo abbia forse anche un recupero da effettuare, però il prossimo turno vedrà il Cassano in trasferta, dicevamo, con la capolista Salerno, mentre il Malo probabilmente avrà il suo turno di riposo, perché ricordiamo le squadre sono dispari, non la vedo nella tredicesima giornata, quindi eccolo qui, Guerriere e Malo giocheranno in casa con Casa Rurale Pontina. Questi i prossimi impegni delle due formazioni. E ricordavamo, per il Cassano non ci sono più recuperi, mentre anche per il Malo, perché vedo comunque il numero di partite giocate è sufficiente, quindi ultimi impegni quelli fra due settimane, perché ricordiamo prossimo weekend c'è il doppio impegno della nazionale in Ungheria, andata e ritorno il 14 e 16, nel tentativo difficile di conquistare un pass per gli europei del 2022. Ungheria sicuramente formazione complicata, però la nostra nazionale viene da un bel turno di qualificazione in Austria, e quindi non lasciamo chiuse completamente le porte. Comunque ritorniamo in cronaca sul punteggio finale di 23 Cassano, Malo 21. Noi salutiamo tutta la crew, quindi Davide Milan, Davide Bianchi, Silvano Lonardo. E salutati da solo, già che ci sei. Faccio tutto io. Ma e sì. Saluto. E Luca Fasile. Grazie. Si figuri. Noi ci diamo l'appuntamento a sabato prossimo e chiudiamo con il consueto. Buona pallamano a tutti. Ciao. Ciao.